che il lockdown, invece che distanziare, ha riavvicinato, perché visto che in lockdown ci sto da 4 anni per motivi familiari, il fatto che tutti voi siete costretti a usare internet a me mi ha riportato tutti voi e tutto il mondo dentro casa, il che è fantastico ed è molto bello vedervi e niente, sono molto felice. Lascio a Christophe, visto che è qua, il compito di raccontarvi questa, diciamo, questo tentativo di riconnessione, che a livello globale, è stato iniziato circa un mese fa e che sta, rimettendo insieme in un dialogo globale, si chiama così, infatti, tante reti, organizzazioni, attivisti, impegnati da tanti anni, molti ci conosciamo da sempre, nel tentativo di fare un mondo, questo mondo diverso. Lo lascio a lui questa parte, ma io invece vorrei cominciare, perché credo che abbia a che fare con la discussione di oggi, raccontandovi quelle che sono le tre domande che ieri, in una discussione che abbiamo fatto nel nascente gruppo italiano di questo dialogo globale, che ha rimesso insieme diverse organizzazioni, altre se ne stanno aggiungendo e molti di voi appunto c'erano, abbiamo deciso queste tre domande di porle come invito, come testo, diciamo così, di invito a una riunione che faremo online molto presto, per cercare di capire come è possibile riuscire a stare degnamente dentro questa crisi. Le butto là perché mi sembrano belle, perché sono secche e provocatorie. L'invito che faremo sarà a queste tre domande e basta, senza tanti altri panegirici. E le domande sono: come non lasciare andare sprecate le lezioni che la pandemia sta dando all'umanità? Come non uscire massacrati dalla crisi? E come, soprattutto, non essere spettatori ininfluenti nella crisi? Faremo questo incontro, che sarà un primo, ne potremo poi fare tanti altri, cercando di invitare a questa riunione, attraverso i legami che ciascuno di noi e soprattutto ciascuno di voi ha con movimenti di generazione vecchia e movimenti di generazione nuova, le esperienze di solidarietà e di mutualismo nella crisi, le esperienze di auto-organizzazione e di difesa, dei più vulnerabili nella crisi e diciamo anche nel pre-crisi, perché non è che stavano molto meglio prima. L'idea è chiara, cioè l'idea è che, da soli, proseguendo sulle stesse agende e andando avanti come se fosse niente, possiamo continuare ciascuno a fare il nostro meraviglioso lavoro, ma non riusciremo ad essere attrezzati a quello che ci si presenta. E da questo punto di vista, la discussione, diciamo, di oggi, secondo me, c'entra, perché Christophe parlerà del globale, io ho parlato di questo inizio di dialogo a livello italiano. Mi pare del tutto il caso che sarebbe, diciamo, mi parrebbe proprio necessario di costruire uno spazio di dialogo a livello europeo. Anche perché mi pare che la battaglia in Europa nella crisi, che non è una battaglia di poco conto, come tutti voi sapete molto meglio di me, in realtà la stiamo quasi tutti lasciando di fatto soltanto ai governi. Ora, non si tratta del fatto che non possiamo stare in piazza, anche perché probabilmente, diciamo, su queste vicende in piazza sarebbe stato difficile starci lo stesso, anche se fossimo stati liberi. Ma il problema è che, diciamo, non mi pare di aver visto, al di là delle organizzazioni tipicamente dedicate, nessun tentativo neanche di produrre un minimo di intervento comune, né, diciamo, in Italia sulle questioni europee. A parte ovviamente quelli che ci lavorano tutti i giorni come Transform, ma a livello più, diciamo, di soggettività sociali, né a livello europeo.
dove è da tantissimo tempo che non ci ritroviamo. Ora, rispetto alla situazione, le prospettive non sono certo rosee, la strada è tutta in salita. Di fronte abbiamo, diciamo, la possibilità che questa crisi venga usata per dare un ulteriore e gigantesco shock ai diritti e alla democrazia. Però io cercherei, nella narrazione che ne facciamo e anche nel tentativo, diciamo, di trovare modi e strumenti per lavorarci su, cercherei di non lasciare intentato il tentativo di intercettare invece i sentimenti e le sensibilità positive che nella crisi si sono sviluppate, prima che la sofferenza sociale li spazzi via o li riconsegni ancor peggio nelle mani dei reazionari, che sono stati in tutti questi anni, hanno dimostrato di essere bravissimi a riuscire, diciamo, a intercettare la sofferenza sociale, orientandola non verso la lotta per i diritti, ma orientandola verso l'odio per capri espiatori di cui il principale i migranti. A me pare che, diciamo, dentro la pandemia, in realtà molte lezioni sono state apprese da un numero, come dire, da una quantità molto più ampia dei già avvertiti, dei già convinti, dei già consapevoli, che dentro ciascuna famiglia, dentro molte comunità, dentro molte case, in realtà, diciamo, la pandemia ha portato alcune riflessioni che secondo me potrebbero essere molto utili per costruire il fronte della resistenza e dell'alternativa nella crisi. Molta gente ha compreso il fatto che la propria sicurezza dipende dalla sicurezza dell'altro, dopo anni e anni di individualismo, riscoprendo quindi, diciamo, un elemento di responsabilità sociale che è insita nei comportamenti individuali, che non è una stupidaggine, perché era una cosa a cui eravamo completamente disabituati. L'idea di pensare che bisognava stare a casa non solo per proteggere sé, ma per proteggere i propri vecchi, per proteggere le persone più fragili, eccetera, eccetera. La pandemia ha dimostrato ampiamente, credo, a tanti, l'esistenza del bene comune, cioè in questo caso, diciamo, la salute in primo luogo e il bisogno di istituzioni pubbliche che la proteggono dopo decenni e decenni di mito della privatizzazione. Ha dimostrato, come già diceva Roberto all'inizio, la necessità di rilocalizzare l'economia con le mascherine bloccate dentro il meraviglioso sistema globalizzato in tutte le parti del mondo. E credo che abbia anche aiutato a far capire che la vendetta della natura è una cosa seria e che siamo anche parte della natura e che se la natura è malata e sterminata, siamo malati anche noi. Ora, che fare in questo momento? Cioè, io penso che, come si dice, come qualcuno ha detto bene ieri, credo Marco Bersani, un po' ironicamente, ciascuno di noi ha enciclopedie dell'alternativa. Abbiamo scritto in questi decenni tutto il possibile. Abbiamo tomi in cui riusciamo, diciamo, a dimostrare gli errori del sistema in cui viviamo, i fallimenti di chi ha cercato di stare dentro a questo sistema, accettandolo e accontentandosi di qualche briciola, di cambiamento. Abbiamo enciclopedie, dell'alternativa possibile. Però, se vogliamo riuscire a stare nella crisi, io penso che sia una cosa veramente di settimane, mesi, per prima appunto che la sofferenza sociale venga intercettata da altri, io penso che dovremmo riuscire a tradurre queste enciclopedie in una cosa molto attuale, da un lato in una narrazione che sia popolare, semplice e, se mi posso permettere, anche appassionante, perché la gente è sotto shock e credo che non abbia bisogno di sentire lamentazioni, avrebbe bisogno di sentire cose che riescono a ridare un senso alla vita, un senso, come dire, qualcosa per cui riuscire a pensare che si può tornare alla vita in maniera migliore, più allegra, più serena e in proposte anche adatte al periodo e comprensibili. Penso, diciamo, al primo ovviamente che penso venga in mente a tutti, al partire dal diritto alla salute pubblica, gratuita e universale. Noi abbiamo passato, e vado a chiudere, molti anni in questi anni di fronte al pericolo Lega, Salvini,
Meloni, fascisti, razzisti, abbiamo elaborato molto sul tema della paura come sentimento dominante di questo periodo, no? Che è poi, diciamo, diciamo che è la piaga su cui scavano e su cui riescono a giocare i reazionari, non solo qua, ma in tutto il mondo, non solo in Ungheria, ma negli Stati Uniti, in Brasile, in India e dappertutto. Il sentimento dominante di questo periodo nel mondo è la paura. È la paura del presente, del lavoro che non c'è, della precarietà, del futuro, la paura per i figli, la paura per quello che verrà. E l'insicurezza, appunto, è quella su cui hanno giocato i reazionari. Ora, io penso che, per esempio, io credo che noi non possiamo lasciare il tema della sicurezza nelle loro mani, non possiamo lasciare la risposta alla paura nelle loro mani e dobbiamo riprendercelo questo tema della sicurezza, su cui pure nel nostro mondo si è molto elaborato, se penso ad esempio a tutto un filone di ragionamento pacifista al tempo degli euromissili, in cui ci riappropriammo del tema della sicurezza dicendo che il mondo aveva bisogno di sicurezza, ma non armata, ma di sicurezza umana. Ecco, se dovessi io trovare, diciamo, in qualche maniera un elemento su cui ragionare, è proprio questo, cioè l'idea di riuscire a ricostruire un ragionamento su alcuni temi molto, anche molto specifici, che siano però inseriti in una cornice di prospettiva positiva. Che credo potrebbe veramente essere dentro l'idea della sicurezza umana, sociale ed ecologica per tutti e in tutte le parti del mondo. Da questo punto di vista, diciamo, tutte le esperienze di solidarietà, sia quelle organizzate, sia quelle spontanee, ma anche la solidarietà che le persone in questo periodo si sono date l'un l'altro nelle famiglie, nelle case, fra vicini, credo che dimostrino una cosa, che in realtà l'unico sentimento potente che riesce anche in natura, a sconfiggere e battere la paura è il sentimento della cura e della protezione. È il sentimento per cui le madri si fanno ammazzare per i figli, nel mondo animale che dà la forza al branco di difendere i più piccoli anche di fronte a predatori giganteschi. E da questo punto di vista io penso che se riusciamo a mettere insieme, diciamo, all'interno di un'analisi che non ci manca in Europa su tutti gli elementi, diciamo, come dire, strutturali della crisi, quella da cui veniamo e quella in cui entreremo, ma se riusciamo a tradurre tutto ciò in una narrazione adeguata alla crisi e in alcune proposte forti, adeguate al momento, forse possiamo riuscire, diciamo, a fare un salto di soggettività che mi pare quello che serva in questo periodo, perché, diciamo, continuare con il lavoro as usual penso che non basta. Penso che se continuiamo as usual siamo sconfitti in partenza e quindi forse l'unica cosa che si può fare è utilizzare questi strumenti tecnologici che ci tengono inchiodati alle sedie, agli schermi, per riuscire a mettere un po' i cervelli all'ammasso e cercare insieme, diciamo, di riuscire a trovare la chiave nuova con cui stare insieme nella crisi, in Italia, nel mondo e in Europa, perché, ripeto, non si può lasciare, diciamo, al dibattito nel governo la discussione su come fare in modo che questa crisi non ammazzi definitivamente il sentimento, diciamo, di appartenenza al progetto europeo di una stragrande maggioranza dei cittadini. Già adesso io penso che la maggior parte delle persone tutto ha sentito tranne che un senso di solidarietà e di appartenenza all'Europa, assolutamente, e già è tanto che questo non si sia ancora trasformato in rancore, ma ci metterà molto poco. Grazie Raffaella. Proprio dalla dimensione europea vorrei per questo introdurre anche Christophe nel raccontare un po' quello che sta provando a fare questa rete del Global Dialogue e come pensate, insomma, di procedere.
Grazie Roberto. Disculpe de no hablar italiano. Voy a tratar de hablar español y si hay una dificultad, Rafaela puede traducir en italiano porque todas las palabras no son las mismas en italiano o en español como lo sé. Bueno, es una iniciativa que empezó por una red brasileña que es la red de los iniciadores del Foro Social Mundial hace 20 años. Gente como Chico Whitaker, Moema Miranda, de Corea, Sergio Haddad, quizá algunos de ellos conocen a estos compañeros y compañeras, que fueron realmente al corazón del inicio del Foro Social Mundial en Porto Alegre en 2001. Y ellos querían reconstruir una red de discusión entre compañeros y compañeras que comparten esta experiencia de 10, 15 años del alter globalismo o antiglobalización, llámale como le quieren, es la misma cosa. ¿Por qué esta red fue creada? ¿Cuál es el desafío? El problema de ruido. Ahora es marcha. Sí, sí. Ok, voy a tratar de continuar. Hay dos razones que explican el nacimiento y el crecimiento de esta red. El nacimiento y el crecimiento de esta red. Hay dos veces Ricardo, la misma. Ricardo Pedrella que cerca de la granola. Granola. Hola Ricardo, ¿te recuerdas de este tiempo? Bueno, bueno, las dos razones que explican el desarrollo y el inicio y el desarrollo de esta red son muy simples. La primera es el hecho que quizá es la crisis en la cual toda la humanidad está más o menos en la misma situación. Obviamente no es lo mismo de vivir en Europa y en África subsahariana o en India. Las condiciones sociales, las maneras de vivir no son las mismas. Pero más de la mitad de la humanidad, mucho más, las dos terceras de la humanidad, son a casa, lockdown, o salen del lockdown, como los italianos le hicieron y vamos a hacerle este lunes. Pero sabemos en Italia como en Francia, que salir del lockdown no es exactamente salir, ¿eh? Es seguir con un poco menos presiones, pero no más que eso. Y el hecho que todos nosotros, cualquier está en nuestro continente y país, vivimos la misma experiencia, es una cosa que obviamente es interesante de discutir. Y también porque no es solamente una crisis de la salud, es obviamente una crisis global, porque ahora la recesión económica está muy fuerte en todos nuestro país. Sabemos que las cuestiones sociales van a adelantar de manera muy fuerte. En Europa tenemos un poco de red de seguridad porque hay la casa de integración en Italia. En Francia tenemos el chômage partiel, que es un poco lo mismo que lo que ustedes conocen. Pero muchos países no conocen este tipo de cosas, empezando por los Estados Unidos, que ahora tienen un nivel de desempleo lo más fuerte de los 50 años. Y también va a estar una crisis política, porque las escenas políticas en todos los países son totalmente diferentes hoy de lo que estaban hace 2 o 3 meses. Miran a la reelección de Trump, bueno, la situación brasileña, todas estas situaciones son totalmente transformadas por la crisis. Y eso es la primera razón por la existencia de esta red, de compartir y de ver cómo los movimientos sociales, la sociedad civil, vive esta experiencia y puede resistir, tener alternativas concretas, redes de solidaridad, todas las cosas que Rafael explicó, y de ver eso y de discutir eso a nivel mundial, no solamente a la escala de un continente, pero a nivel mundial. La segunda razón de la existencia de esta red es de discutir entre nosotros sin tener una línea ya fixada de los caminos para mañana. Porque como cada crisis, en particular cuando es una crisis global como este, abre los caminos del posible, abre las diferentes oportunidades y posibilidades después de la crisis. Los peores, como le veo,
vivemos en países en el cual la extrema derecha quiere crecer, hacer crecer la xenofobia, cerrar las fronteras, atacar a los musulmanes como en India. Bueno, conocemos todos esos riesgos, pero también un otro camino que es el que probablemente todo el mundo aquí comparte, que es un modelo más democrático, más social, más psicológico. Y lo que queremos hacer es discutir todo eso sin precondición, sin preadhesión a un programa, si se puede decir así. Porque hay cosas complicadas, ¿eh? Dos de ellos me parecen muy, muy importantes a discutir. La primera es cuál va a estar la recuperación económica. ¿Cuáles van a estar las medidas de los estados y generalmente de la sociedad para salir de la recesión en la cual estamos entrando hoy? Y el riesgo mayor es de hacer lo que se hizo en 2008, lo que es de tratar de... De tratar de ir a la situación anterior sin cambio, de utilizar los métodos del keynesianismo para tratar de relanzar la economía como si nadie y nada ha cambiado. Y obviamente no es lo que queremos, pero es un debate abierto porque yo sé que muchos sindicatos quieren utilizar este tipo de mecanismo keynesianismo, del keynesianismo para la recuperación económica, pero sabemos que esta crisis es una crisis también de las relaciones entre seres humanos y la naturaleza. Y sabemos que hay el cambio climático, que hay la pérdida de la biodiversidad y un montón de problemas que no, van a estar más graves si hacemos solamente una recuperación económica como siempre, como antes. Hay una segunda historia, un segundo desafío complicado, es la relación con el Estado. Porque Rafaela explicó y comparte con eso que hay una fuerte demanda de Estado para servicios de salud, para servicios públicos en general, de transporte, de educación y todo eso. Eso es, me parece perfecto, ¿eh? Y soy obviamente totalmente en acuerdo con el reforzamiento de los hospitales, escuelas, todos estos servicios públicos que son absolutamente esenciales para todos nosotros. Pero en el mismo tiempo hay un riesgo de ir en los pasos del pasado, en los años en los cuales la izquierda y todas las tendencias de la izquierda, de la extrema izquierda, la socialdemocracia, pasando por los diferentes partidos comunistas, pensaban que la manera de cambiar la sociedad estaba de utilizar el Estado con la nacionalización de la economía, por la planificación económica, una visión del cambio social totalmente dirigido por el Estado. Y esta visión ahora, de mi punto de vista, me parece un error. Y lo que me interesa mucho más es de trabajar más con los bienes comunes para ver cómo la sociedad puede autoorganizarse, puede tener los recursos suos para construir una sociedad anticapitalista o postcapitalista, cualquiera sea, con un nuevo tipo de relación entre los seres humanos y la naturaleza, pero también con más autonomía, incapacidad de iniciativa de la sociedad, al revés de dar todos estos recursos al Estado, pensando que el Estado va a estar el único objeto capaz de cambiar la sociedad. Esos son unos de los debates que nos parece como muy importante y que obviamente no son arreglados, ¿eh? Que necesitan discusiones a la luz de la crisis global en la cual estábamos. Y voy a concluir solamente para decir lo que vamos a hacer, porque es realmente una red, te llamamos con Rafaela una reunión hace 2 horas, de esta manera quiero decir que no van a poder quedarme en esta reunión por todo el tiempo, a un momento voy a ir, pero... Había en nuestra reunión hace 2 horas gente de India, de China, de Brasil, de México, de Bolivia, de Estados Unidos, de Canadá, de Tunisia, de todas partes del mundo. Y lo que queremos hacer es, obviamente, como todos lo hacemos, webinars un poco como este, con temáticas, pero también de utilizar el hecho que tenemos esta red mundial, que es una cosa realmente importante para construir procesos de asamblea.
asamblea que permiten de discutir de todas estas cosas complicadas, como la relación con el Estado, la recuperación económica y todo eso, de manera abierta y horizontal entre movimientos y sociedad civil. Y la red en la cual estamos tiene debilidad, ¿eh? Su debilidad primera, su primera debilidad es el hecho que la generación que está aquí es la generación de Rafaela y yo, ¿eh? Son gente que construyeron el Foro Social Mundial hace 20 años, que fueron en Génova en 2001, pero sabemos que después del 2000 y 2001 hubo nuevas olas y generaciones de luchas sociales. La lucha de los 2000 11 con la primavera árabe y los movimientos Occupy indignados, y la generación del 2019, ¿eh? Hace un año estaba realmente un año de insurrecciones populares en todas partes del mundo, ¿eh? Del Chile a Hong Kong, pasando por Líbano, Argelia y otros países. Y la debilidad de nuestra red es de no tener realmente estas generaciones a bordo de este atento de construir una alternativa a nivel internacional, o al mínimo de discutir estas alternativas. Pero la fuerza de esta red, y es por eso que funciona bien, es que son gente que tiene esta experiencia de 20 años de trabajo internacionalista, y es lo que vamos a tratar es de hacer el vínculo entre esta generación, que es la generación del movimiento alterglobalista o antiglobalista, a una generación, la articulación con esta generación, con la generación de la primavera árabe, de Occupy o de las insurrecciones de 2019. Eso es para presentar un poco esta red, y estoy muy, muy contento de ver que tanto organizaciones y movimiento italiano se juntan a este proceso, que me parece muy interesante para el futuro en este momento un poco difícil para todos nosotros. Muchas gracias para su atención. Gracias a ti, Christophe. È vero, diciamo, abbiamo bisogno di questa visione globale, perché diciamo, noi nasciamo, possiamo dire, con tutti quanti con questa dimensione, con questa idea che la globalità delle crisi, la globalità del processo capitalista che ha portato a questa crisi, deve essere affrontata sicuramente a quel livello. E, tuttavia ci stanno anche dei livelli, diciamo, nostri, europei, e che mi piacerebbe adesso sentire Monica Di Sisto, per fare un po' il punto di quella che è la risposta europea, a partire dalle istituzioni europee, quali sono diciamo, le battaglie su cui potremmo invece fare qui a livello europeo. Allora, grazie innanzitutto a Transform, che come sempre ci offre questi spazi di ragionamento importanti e non esornativi, soprattutto in questa fase in cui dobbiamo, secondo me, provare, come suggeriva Raffaella, a fare massa critica, a rimettere insieme un po' di ragionamenti del passato, come spiegava Christophe, inquadrandoli però sia nella cornice attuale del post-Covid, sia anche con l'abbrivio dei movimenti più giovani che lavorano sulla preoccupazione ambientale dei cambiamenti climatici e che hanno, come dire, delle preoccupazioni, anche un approccio all'oggi molto più pragmatico, che ci sfida come realtà della società civile, che spesso anche in passato hanno sempre, insomma, preferito o comunque avuto più nelle proprie corde quella parte dell'analisi, del ragionamento con le istituzioni, o anche quello d'altro canto della produzione di alternative concrete. Perché ci sfida? Ci sfida perché le istituzioni europee, nazionali, almeno quelle italiane, stanno facendo come se non fossero passati gli anni dal 2009 ad oggi. Si ripresentano con delle soluzioni affaristiche, business as usual, come se anche autorevoli istituzioni come l'UNCTAD, per esempio l'Agenzia delle Nazioni Unite per Commercio e Sviluppo, gli abbia detto in tempi non sospetti, prima della crisi, che il mercato globale, per come era, diciamo, guidato dalle regole della ultraliberalizzazione commerciale e finanziaria, si stava praticamente fagocitando e sarebbe imploso di lì a poco, bastava un colpetto. Loro, diciamo, lo intravedevano più in una possibile nuova crisi del debito che non in una pandemia, chiaramente
l'Organizzazione Mondiale della Sanità invece aveva messo sull'avviso i governi membri delle Nazioni Unite che la pandemia poteva essere una prospettiva dopo la SARS, ma siccome la SARS ha ammazzato solo poracci in paesi poracci, nessuno, diciamo, della governance globale si era preoccupato di valutare con serietà questa evenienza. Questo è uno dei primi problemi, valutare con serietà. A livello europeo noi non abbiamo analisi serie delle misure economiche e commerciali, del loro impatto, del loro trascorso, della loro visione, della loro prospettiva, né prima del Covid né dopo il Covid. Cioè, i nostri stati, se prevedono e fanno analisi, lo fanno in proprio, quindi non avendo un'analisi condivisa che abbia il valore di questo nome, ossia qualcosa che abbia dei numeri e intorno delle prospettive, che siano però delle prospettive anche ragionate politicamente, si riduce a una propaganda che spesso assume dei toni beceri, perché nei confronti di una Europa che perde percentuali di prodotto interno lordo da decenni, perde percentuali di forza lavoro regolare che scivola nell'informale, nel grigio e nel non regolato con percentuali indiane, e a fronte di una perdita del potere d'acquisto dei nostri paesi che si misura nelle decine di euro all'anno, francamente ci aspetteremmo dei tomi, questi sì, da parte della Commissione europea, delle preoccupazioni strutturate da parte del Parlamento europeo, cosa che fino ad oggi non è successo. Ricordo sommessamente che in assenza di Covid, a fronte della crisi climatica, c'è stato proposto un piano senza soldi che ancora è rimasto in un libro dei sogni, e c'è stato proposto in questo momento col Covid un programma di autofinanziamento a debito che farà, diciamo, nel medio periodo scattare tutti quanti i meccanismi dell'austerity che conosciamo e che sono stati gli stessi che hanno distrutto lo Stato sociale e la risposta ambientale degli Stati membri. Allora, a fronte di questa mancanza della serietà, chiaramente nel nostro paese siamo alla macchietta, come spesso succede, ossia abbiamo come dire, un confronto che si svolge a colpi di propaganda, dove gli aiuti agli ultimi ai penultimi, ai nuovi poveri, che sono anche le partite IVA ex chic, si riducono a poche centinaia di euro buttate nel conto, a un decreto di maggio che non ha alcun valore, diciamo, programmatico. E sto scrivendo un articolo per una rivista un po' più meditata, che è diretta dal nostro, curata dal nostro amico comune Alfonso Gianni, che ragiona sul commercio. Nel DEF si trovano affermazioni sul commercio internazionale e sui trattati che nella loro visione dovrebbero portare l'export italiano a rimbalzare, questa sarà la nuova parola, il rimbalzo nel 2021, che in realtà raccontano baggianate, come per esempio il fatto che noi avremmo già stretto un accordo col Mercosur, che invece non ha nemmeno un testo legale consolidato. Ora, a fronte di queste buffonate, è chiaro che ci viene chiesto, come, diciamo, organizzazione della società civile, uno scatto in avanti, uno scatto di soggettività politica, secondo me, perché non abbiamo la possibilità in questo momento di fidarci di alcunché e di alcuno, almeno, diciamo, nel panorama attuale degli eletti a livello nazionale, in parte anche a livello europeo, tranne alcuni soggetti che chiaramente sono quelli con i quali dialoghiamo da anni, per poter portare una risposta istituzionale a questa crisi che sia degna della sfida. Sommessamente ricordo che mentre gli Stati Uniti si affidano agli elicotteri per tirare i soldi nei conti dei cittadini, quantomeno con una risposta vecchio-keynesiana, da noi, ripeto, l'unica proposta vera è quella di una nuova fase di austerity in cui dovremmo di nuovo stringere la cinghia, che cosa non è ben dato di sapere. Ora, a che punto stanno le nostre alternative? Noi, da molti, da anni, insomma,
almeno 20 per quello che mi riguarda, 30 per quello che sono le nostre reti, lavoriamo a proposte di economia alternativa, di agricoltura contadina, di auto-organizzazione dal basso, che al momento sono le uniche che hanno in realtà tenuto, soprattutto in area urbana e periurbana, quel minimo di legame sociale e diciamo di supporto, di cura cui parlava, cui faceva riferimento Raffaella Bolini. Però sono delle reti molto fragili, molto deboli, anche perché sono state segnate già da 10 anni di austerity, perché in questi 10 anni di austerity hanno già dovuto lavorare di supplenza alle politiche inesistenti dell'Unione e alle politiche austeritarie dei nostri paesi. E quindi arrivano stanche a questo nuovo appuntamento, non di idee, ma sicuramente di risorse. Questo per dire cosa? Per dire che noi dovremmo agire, e con questo concludo, a diversi livelli, a mio avviso. Il primo, lavorare con tutte le reti che ci sono, personalmente e con altre organizzazioni, anche in questa chat, siamo attivi sull'agenda commerciale, chiaramente abbiamo sviluppato una risposta immediata a livello di appunto di pressione istituzionale sulla WTO e sulla Commissione europea per chiedere che i trattati commerciali che vanno a sostegno di liberalizzazione commerciale, che vanno a sostegno delle vecchie risposte, chiaramente non si fermino e ragionino con delle evidenze di dati sulle sfide che ci troviamo ad affrontare. Essenzialmente una richiesta fatta dalle più grosse reti sindacali, quindi anche con, da parte nostra, una capacità di mettere insieme numeri e soggetti che non eravamo mai riusciti a mettere insieme prima, sostanzialmente inascoltati, sfruttati, molto sfruttati da alcune destre più diciamo riflessive o comunque reattive, ma in effetti poco elaborate e tantomeno assunte dalle socialdemocrazie europee. C'è un rubicone da passare, che è quello del liberismo. Le persone, anche le persone più semplici, se facciamo la tara della parola e dei nostri gerghi interni, questa cosa l'hanno capita, come diceva Raffaella. È chiaro che bisogna ragionare, cioè hanno capito che nel privato non c'è la risposta definitiva, hanno capito che c'è bisogno di ingaggiare lo Stato nuovamente in una proposta di economia più inclusiva, l'hanno capito spannometricamente quando chiedono o si arrabbiano con lo Stato che c'è o non c'è. Ma a tutto questo va data una sostanza e va data una proposta che si faccia appunto sfida alla politica. È la sfida che abbiamo perso nel 2009, quella di fare di occupare qualcosa che facesse una, che fosse assunta dalle istituzioni come un pezzo dell'agenda, ma non la possiamo fallire adesso. Non ce lo permettono le condizioni climatiche attuali, non ce lo permettono le condizioni economiche attuali, non ce lo permettono le condizioni sistemiche. Chiudo dicendo che nella WTO, mentre non ci si preoccupa di farmaci e mascherine, ci si preoccupa però di chiudere il quanto più rapidamente possibile un accordo sul commercio elettronico, che è un pezzo della strategia dell'isolamento in casa che viene spacciata come proposta, diciamo, di sicurezza condivisa per il futuro dopo il Covid. Se lasciamo passare questa ulteriore operazione, noi avremmo praticamente una vita dell'economia reale imprigionata dalle nuove gabbie virtuali, per niente però, diciamo, invisibili, che deprimeranno ancora di più i salari e deprimeranno ancora di più il livello dei diritti condivisi, senza parlare dell'effetto che avranno sull'ambiente, visto che aumenteranno alcune produzioni del tutto insostenibili. Quindi, con, diciamo, un upgrade sui contenuti, impegniamoci il più possibile per far sì che, come diceva Raffaella, questo ragionamento di necessità alto e complesso si traduca in una proposta alternativa forte e anche calda ed inclusiva per le persone, perché dopo domani possano trovare finalmente una dimensione anche di lotta e di militanza che li riporti in piazza. Grazie Monica, condivido molto le parole che hai detto. Vorrei dare la parola adesso a Riccardo Petrella, che da Bruxelles vive direttamente, diciamo, a dimensione europea, e su questa battaglia contro
la dimensione del nuovo capitalismo, anche l'utilizzo delle case farmaceutiche sta facendo un appello, ha lanciato un appello per un vaccino che sia di tutti e che non sia appunto appannaggio dei soliti noti. Riccardo, aspetta che... Buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Sì, sì. Va bene? Sì, sì. Perfetto. No, grazie per l'invito e anche grazie perché sono molto felice di ritrovare tanti amici, amiche, vecchie, nuovi. Poi, dei 7 minuti che mi dai, io già ho utilizzato 30 secondi per ringraziare, mi fermo qui. Allora, per quanto riguarda il problema Europa, mondo, io credo che dal 92 siamo in una fase storica piuttosto chiara, che prima si pensava tutti all'esterno dell'Europa come in Europa, che i continenti o l'unificazione europea era il passaggio verso una migliore organizzazione della vita e dell'economia a livello mondiale. A partire dal 92 c'è stato l'inverso, cioè dire oggi tutti sono, anche in Europa, pensano che non c'è risoluzione dei problemi in Europa, non ci sarà integrazione europea se prima non si risolvono i problemi a livello mondiale. Quale che sia giusta questa posizione o no, mi sentite? Ti sentiamo. Dato il fatto, c'è l'inversione delle priorità storiche. Il ruolo Europa e il ruolo mondo oramai giocano un ruolo diverso rispetto a quello che si pensava 20 anni fa. In questo contesto, nel frattempo, è modificato anche diciamo il paesaggio dei soggetti attivi e di quali sono le idee di questi soggetti. I poteri dominanti sono sempre più forti, anche se in crisi. Anche gli Stati Uniti è più forte, anche se in via di declino, ma sono forti perché hanno strutture forti, hanno strumenti forti e la loro posizione è forte, non hanno bisogno di organizzarsi, non hanno bisogno di fare patti, eccetera. Hanno lanciato ora la risposta globale al coronavirus che è di dire sono lì, loro hanno le strutture, l'hanno messo in piedi ora un sistema di attori estremamente potente, poteri pubblici, soggetti privati, imprenditori, soggetti misti, e sono già pronti, hanno già i vari miliardi per cominciare a agire. Poi c'è invece l'altra che è stata suscitata, la paura, c'è la gente. E come diceva anche Raffaella, oggi la paura è enorme. E io credo che i poteri potenti stanno approfittando e stanno creando la paura. E la paura è lì, la paura della morte, e non solo la paura della morte, ma la paura anche di non poter lavorare, eccetera, cioè, quindi di non essere ricco. Cioè dire, dov'è la forza dei potenti e la debolezza di noi? È che la ricchezza resta l'ideale, il sogno di tutti. E oggi gli si dice, oh guarda, tu ci sarà una grande crisi, eccetera, eccetera. Quindi il terzo soggetto potente, apparentemente potrebbe essere un po' la resistenza, ma la resistenza è debole, la resistenza è moltiplicata, molecolarizzata, anche se io sono convinto che è bene che ciascuno di noi faccia tante cose diverse, anche se non può materialmente collaborare con tutti gli amici, eccetera, cioè, perché noi abbiamo poche iniziative. Quindi più ce saranno 100 iniziative, anche se non sono coordinate fra di loro, questo è buono. Non abbiamo bisogno di una grande coalizione, i potenti ce l'hanno. Noi prima di fare una grande coalizione ci metteremo anni, saremo tutti belli e morti, e nel frattempo la finanza ci sarà tutto mandato a pallino. Ecco. Per cui più moltiplichiamo le iniziative, meglio è. E poi infine c'è questo sentimento della comunità, cioè di ciascuno di noi mantiene certe identità, mantiene certe comunità, e questo è anche debole. E in questo contesto l'Europa, per motivi vari, ha indebolito fortemente il senso della sua identità, della sua comunità. Cioè la gente non crede che l'Europa sia utile oggi, per la paura, perché i potenti, eccetera, eccetera. Allora, cosa fare? Mi sembra che
ci sono tre elementi in cui si deve intervenire, e che sono tutti problemi di narrazione, sono tutti problemi di ideologia, sono tutti problemi di cultura, non è tanto problema di azioni, anche se dobbiamo fare militanza concreta. Ecco lì l'idea del vaccino mondiale pubblico, gratuito, eccetera, eccetera. Bisogna fare questa azione, però è tutto sul discorso, sulle narrazioni. Sono tre elementi importanti della narrazione in cui l'Europa, anche lì, non sta perdendo, ma ha perduto e non ha ancora una grande capacità di azione. La prima è l'identità. Che si voglia o no, la comunità identitaria è un problema fondamentale. E l'Europa non parla alla gente. Parla alla gente Amazon. Amazon parla alla gente e gli dice: guarda, io ti metto il mondo a disposizione, tu sei parte della mia comunità. La comunità Google, la comunità Apple, la comunità Nestlé, la comunità Unilever, tutti questi parlano. Noi abbiamo il problema di dov'è l'identità. E io penso che purtroppo bisogna ricominciare fin dall'inizio, cioè dire, bisogna lavorare a livello dei comuni. Ecco perché noi come Agorà degli Abitanti della Terra abbiamo fatto la carta d'identità con il patto dei comuni. Sono i comuni che devono dare questa specie di riconoscimento. Il secondo è la sicurezza, e lì è già stato detto. Ed ecco perché noi abbiamo intrapreso la creazione di un Consiglio Mondiale della Sicurezza Idrica. Per cui stiamo lavorando su questo, per fare un Consiglio Mondiale della Sicurezza Idrica e impedire che siano per appunto i dominanti, perché loro lo stanno facendo. I dominanti hanno i consigli di sicurezza idrica. Non hanno bisogno di raccontarlo nemmeno. Però lo fanno. La terza finalmente è la politica. E la politica qui oggi è la finanza. Ecco perché il problema della moneta. Ecco perché possiamo essere un pochino contenti che Facebook non sia riuscita a fare la sua moneta digitale. Però sta arrivando la Cina. 3 giorni fa la Cina ha detto: io faccio la moneta digitale mondiale. E quindi lì è tutto il problema. È la finanza. Ed ecco perché bisogna lavorare sempre sul tema della finanza. Io direi che allora in questo contesto, che Europa? A mio parere noi abbiamo oggi una composizione dei membri del Parlamento europeo particolarmente debole. Se i nostri parlamentari europei di tutte queste cose, e sono un pochino, non dico digiuni, ma non sono pronti, perché la classe politica che è nata negli ultimi 30 anni non è pronta a fare questi ragioni. Per me l'azione comunità europea, l'azione integrazione europea passa attraverso un'azione che tu, noi cittadini, di pedagogia e di educazione dobbiamo fare i nostri parlamentari. E bisogna cominciare a diventare padri dei nostri eletti. Invece di essere noi che impariamo dai nostri rappresentanti, dobbiamo tentare di dire ai nostri rappresentanti da andare a scuola. Ecco, a scuola della cultura di cos'è l'Europa, cos'è una comunità, cos'è la vita. Io direi centriamo tutto sul Parlamento europeo. La Commissione europea è perduta. Io penso che per i prossimi 10, 15, 20 anni la cultura di tutta la macchina della Commissione europea non cambierà. E loro hanno una cultura ormai che si è consolidata nel corso di 30 anni. Quello che oggi noi dobbiamo fare è evitare i due grandi sbagli che sono stati fatti dalle classi dirigenti progressiste. La prima, tutto il grande sbaglio della socialdemocrazia, socialisti, comunisti, cioè dire la terza via ha ucciso il futuro dell'alternativa negli ultimi 20-25 anni. E questo non dobbiamo rifare l'errore di fare la terza via come una terza via mondiale di una globalizzazione che deve restare e che sarebbe oggi l'economia digitale e la società digitalizzata. Questa è la terza via e nuovo errore che non dovremmo fare. E il secondo errore, termino, il secondo errore, mi dispiace forse per certi alcuni amici non saranno d'accordo, ma è l'equivalente della terza via, cioè la transizione. E io lì ne ho anche con rabbia, con tutti gli amici dell'intelligenza americana, statunitense. Gli statunitensi ci hanno imposto la ideologia della transizione. E se restiamo in questa logica della transizione,
non ci sarà nessun cambiamento. Sarà come un pochino il fallimento della socialdemocrazia a livello mondiale, in nome di un processo verso qualcosa che invece è come prima. Grazie Riccardo. Ci è arrivata la notizia che Silvia Romano è stata liberata e dovrebbe entrare domani in Italia per la riconsegna. E adesso vorrei dare la parola a Lefteris, che diciamo di austerità e di politiche europee ne sa qualche cosa, è membro di Siriza, fa parte dell'esecutivo della sinistra europea, e oltre diciamo al racconto che ci ha fatto già in apertura sulla situazione in Grecia, vorrei sapere da lui qual è il suo punto di vista su questa costruzione europea e su come possiamo intervenire. Grazie Roberto. Io vorrei cominciare proprio da quello che eravamo prima del Covid. Cosa si è visto? Siamo passati praticamente tre grandi crisi, quella del 99 che era una crisi nelle borse, abbiamo visto la crisi finanziaria del 2008 e poi siamo alla crisi del Covid. Ma anche prima si vedeva che c'era una recessione, si vedeva che tutto quello praticamente che non si è risolto il 2008 non si è risolto mai. Allora si vedeva dal 17 direi che nell'economia mondiale qualcosa non andava bene, non a caso Rubini il 17 aveva detto che per il 20 ci sarebbe il gran casino, una gran recessione, un sconvolta proprio nel mondo. Questo lui lo metteva da una parte perché si accumulavano tutti i problemi a un livello più alto, a un secondo livello perché c'erano le elezioni di Trump. Tant'è vero che con Trump ha cambiato anche la politica della destra. Abbiamo visto questo fenomeno che tanti lo chiamano alt-right, alternative right, con tutta quella cultura che porta, che mettendo tante cose della nuova alla destra, della nuova destra estrema. Non a caso, mediante il Covid, il BBC ha fatto un'estimazione quali sono quelli che dicono più fake news dai politici nel mondo, e nei primi posti si sono trovati primo Trump, secondo Bolsonaro e terzo Salvini. Questo ha un senso nella semiologia della nuova politica che abbiamo vissuto dopo il 2016. Allora, arriviamo a un Covid, con questa crisi del Covid-19, e cosa abbiamo visto? Che il capitalismo è nudo, che il neoliberismo era quello che non ha potuto dare nessuna risposta, che il settore privato non conta un bel niente in quanto riguarda quando ci sono crisi nella società. Abbiamo visto dopo 30 anni di un liberalismo che ha proprio lodato il privato, adesso la gente prima volta che torna dietro a quel pubblico, a quell'interesse pubblico, a quell'interesse della società. È poco ma sicuro che quando si uscirà da questa crisi, prima di tutto dal Covid, e mediante nella crisi economica che secondo me, come ho scritto nel mio articolo 2 mesi fa, questa è la ipercrisi del secolo, praticamente è più grande questa crisi da quella del 29, perché mette in crisi tutti i pilastri del sistema economico, che sarà la domanda, sarà l'offerta, sarà il supply chain, sarà il just in time, la consegna, che sarà il problema logistico, sarà il problema che vediamo che pure è energetico, che questi, a questi livelli
che si trova, per esempio, il prezzo del petrolio, praticamente non si possono, sono molti, costano molto di più ormai le energie alternative. Vediamo cose che solo nei film americani del Hollywood fino adesso abbiamo visto e invece noi le viviamo. In un contesto internazionale dove le tre superpotenze praticamente ciascuna mette la sua influenza nel mondo, partendo da una, come ha detto anche prima il compagno, che il 92 era una, veramente una fase storica, perché è il comincio dell'egemonia americana, che però fino a 10 anni fa era un'egemonia, ma ormai è solo un dominio che ha due ancora superpotenze da contare diversamente, è quella della Russia, dell'autarchico Putin, e quello del concentramento del potere della Cina, del presidente Xi. In questo livello l'Europa si mette nel mezzo avendosi nessuna strategia oltre o questo tipo di ordoliberalismo che si fa gli ultimi 30 anni in un sviluppo continuo con i risultati l'aumento della disuguaglianza in assoluto in tutta l'Europa, la riduzione della democrazia come l'abbiamo visto negli ultimi anni. E ci siamo arrivati qua per vedere in realtà quali sono i scenari per questa Europa. Questa secondo me è la domanda. Ormai sono maturati secondo me certe idee che si sono viste da anni, si sono dette certe da economisti italiani fino agli anni 90. Bisogna vedere che si faranno questi deficit, che si faranno questi debiti pubblici che sono immensi, che non hanno da fare con nessun patto di stabilità, che è proprio ormai un foglio che direi ridicolo, perché dalla realtà si vede che è ridicolo. Che significa avere oggi come pilastro il 60% del debito pubblico diviso PIL? No, significa un bel niente. Ma anche in contesto internazionale è un bel niente. Che significa avere ritornare al patto di stabilità 3-4 anni dopo? Ma come si può fare solo se solo dal SME, dall'ISM come si dice, questi soldi che arriveranno sono, cioè, neanche un buco proprio nell'oceano. Perché qui si vede che il livello di disoccupazione sarà così immenso che somiglierà solo con la crisi del 29 e non è una situazione che dicono poi questi ridicoli economisti, apologisti del sistema, che sarà una ripresa subito, che questo sarebbe un V, cioè il 21 sarà il paradiso, arriva piano piano, ma quale V? Qui siamo neanche al U, forse siamo a quello che si dice L, che praticamente andiamo non nel globalization che eravamo tutti questi anni, ma ancora peggio a livelli più sotto. Che significa questo? Significa che ormai con questa situazione siamo già nella società del un terzo e non a quelli che eravamo quando parlavamo 30 anni fa della società dei due terzi, non immaginavamo che potessimo arrivare a questo livello della società di un terzo. Allora, siamo in Europa che abbiamo diverse ottiche nel nord, nell'est e nel sud. Ci sono cose comuni, ci sono culture diverse, c'è comunque una cosa che in Europa c'è un contrasto in questo momento. Questo contrasto è anche nelle elite capitalistiche europee, ma anche nei movimenti. Si vede che c'è un diverso interesse, per esempio, in quanto riguarda il green economy dai paesi del nord, perché già applicano certe cose e sono molto sviluppate per applicare altre. Invece al sud non c'è questa sensibilità, diciamo,
forse per diversi, per molti motivi non voglio mettersi in questo discorso. Comunque, è quello che si vede qui, bisogna, come ha detto la compagna Raffaella all'inizio, qui la prima cosa che bisogna vedere è come uscire. Allora, come uscire significa cambiare tutto. E questo si fa riflesso anche nelle politiche, che ormai, ma si vedeva anche questa tendenza, che c'è una, la destra va verso la, verso ancora più destra, e centro non esiste più, allora c'è una sinistra che può essere radicata, ma bisogna mettere una narrazione. Senza una narrazione ben concreta non possiamo comunicare con la gente, e la gente è un problema che metteva anche Luciana Castellina, dove sono i giovani? Che almeno qui nel nostro partito, anche nella sinistra in genere qua in Grecia, c'è ben poco della gioventù, meno male che gran parte di loro vota. Allora, quale sarebbe questa narrazione allora? A che livelli? Qui bisogna vedere quale sarebbe il ruolo della ECB, della BCE, quale sarebbe il ruolo dell'Europarlamento, come possiamo sostituire potere della Commissione a metterlo nell'Europarlamento, ma bisogna vedere anche altre cose, cioè si può fare una cosa in comune non solo a livello di moneta di politica monetaria, ma vedere anche la politica fiscale e forse condividere un percentuale più alto dei bilanci nazionali per fare un patto sociale e fare una cosa non solo, cioè che la BCE deve avere due ruoli, deve avere uno sociale e deve essere per l'occupazione, come in fin dei conti è la stessa Fed negli Stati Uniti. Qui non, la BCE, il suo ruolo è quel accordo fra le, bancario, direi, questo tipo del capitalismo bancario che è finanziario, che controlla in questo momento, influenza di più queste le elite europee, che pensano proprio di fare una soluzione molto più autarchica, mettendo forze politiche non solo xenofobe e razzisti, ma che guardano proprio al centro, al nodo del nuovo fascismo. Allora, qui il discorso, secondo me, bisogna metterlo in questi livelli. Cosa deve essere una narrazione per vedere la gente che esiste, che non è tina. Non possiamo rispondere solo a diversi settori. Bisogna rispondere su tutto, a fare una nuova narrazione. E questa è un'occasione. Va bene che questo si dice che la crisi è una chance, però è veramente una chance, perché già il problema esisteva prima del Covid e adesso, siccome la situazione sarà peggiore su tutti i livelli, è qui che bisogna proprio rivoltare le cose. Su questo ci sono delle diverse proposte, per esempio i cosiddetti perpetual bonds, in quanto riguarda il debito pubblico, che sono visti dagli anni 2000, adesso sono maturati. Che la ECB, che la BCE bisogna essere una banca di tutti gli europei, allora deve essere democratica, è un conto. Si diceva una volta, adesso c'ha più senso, perché come può uscire da questa paura e dalla questa tina? Mettendo una narrazione alternativa. Grazie. Grazie.
Grazie Lefteris. E vi chiedo di essere brevi perché altrimenti la gente poi dopo non riesce a seguire tutti. E do la parola a Rosa Rinaldi, della Segreteria di Rifondazione Comunista, ma anche, permettetela, anche della redazione di Transform Europa, di Transform Italia. Ciao a tutte e a tutti, anche io come Raffaella e come tutte e tutti voi immagino sono molto contenta di questo incontro e di parteciparvi. E devo dire che cercavo le parole con cui iniziare un po' questo mio intervento, perché tutte le suggestioni, le cose che sono state dette, che alcune le pratichiamo anche insieme, mi spostavano sempre l'asse del ragionamento, ma poi il ragionamento alla fine si ricompone in uno. A me pare evidente che abbiamo la necessità di fare un lavoro importante, anche di provare a riprenderlo in mano per davvero. Sono molto contenta dell'iniziativa di cui parlava di cui si parlava prima, del dialogo globale, perché credo che l'Europa sia davvero, diciamo, in un passaggio straordinario, fondamentale, nel senso che o continua ad essere quello che è stato sinora e si trasformi proprio in un'Europa delle multinazionali, degli interessi forti, dei poteri forti, e quindi, diciamo, più che di un governo, più che della costruzione di quello che è stato il sogno appunto europeo, diventi invece un po' una vera e propria matrigna rispetto ai paesi che hanno più difficoltà. Lo dico perché oggi parliamo di Covid, io ci arrivo immediatamente, ma è evidente che noi insieme, molti che siamo qui, ha parlato Lefteris prima di me, abbiamo vissuto anche l'esperienza greca, che è stata, diciamo così, anche per noi un'esperienza rilevante, non solo per il sostegno che abbiamo provato a portare, ma oggettivamente non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta, c'è qui Hans Birbaum, per cui non ce l'abbiamo fatta né come sinistra europea ad essere, diciamo così, capaci di organizzare a livello continentale sostegno in quell'occasione, perché non si chiudesse in quel modo la vicenda greca. E oggi la questione del Covid non parla di un solo paese, non parla di errori, o almeno, diciamo, non sono così evidenti, di un solo paese rispetto alle proprie economie, parla di altro, parla di una questione che è europea, continentale per gran parte, ed è mondiale. Questa vicenda del Covid, a me personalmente, per l'esperienza che ho fatto, io sono stata una lavoratrice pubblica e una sindacalista della CGIL, soprattutto della CGIL Funzione Pubblica e poi della FIOM, mi insegna, diciamo così, o almeno mi conferma che noi avevamo ragione in tutto, ma proprio in tutto. E il fatto che la sanità non può essere un'azienda e la salute non può essere una merce rimette avanti a noi quelli che sono stati i temi fondamentali di 20-30 anni, o meglio ci dice di come l'avversario di classe, fatemi passare questo linguaggio che io non uso spessissimo, ma in questa fase mi sento di adoperarlo, vince perché invece appunto ha trasformato tutto in merce e ha lavorato molto perché vi fosse la cancellazione appunto di quelli che sono stati i diritti conquistati in anni di battaglie politiche. Allora io penso, per essere breve come ci ha invitato ad esserlo Roberto, che questa nostra conversazione, così come il dialogo globale di cui ci parlava prima Raffaella, così come le battaglie che io
modestamente insieme alla campagna Stop TTIP, do come contributo, militanza, partecipazione. Io penso che oggi la questione è non solo di confermarmi anche nel fatto che avevo ragione, ma il punto è se noi in questa vicenda ci poniamo l'obiettivo di cambiare il paradigma culturale che si è insediato nelle menti e nelle teste delle persone. Il paradigma appunto è quello della trasformazione tutta in merce. Il paradigma è stato quello di, per esempio in Italia appunto, della coniare tutto sotto il nome di azienda, l'azienda sanitaria, l'azienda Italia, tutto è diventato azienda, le aziende municipali, e per questa via diciamo è cambiato anche il modo di concepire i servizi. Di questo, diciamo così, molti di noi di battaglia appunto ne hanno fatte, qualcuna poche vincendole e altre stando ancora qui a combattere. Ma cosa vuol dire per me cambiare il paradigma? Significa ripartire dai fondamentali, e che sono quelli a cui accennavo prima. Significa smontare la teoria che la modernità sta nella capacità di privatizzare i servizi, di privatizzare la sanità, di rendere privata l'acqua, di rendere appunto di non intervenire sull'ambiente e sulle risorse naturali che abbiamo. Significa, per esempio, rimettere al centro una battaglia, una conquista che negli anni in cui io cominciavo ad affacciarmi alla politica era diventato, diciamo, quello appunto l'elemento di svolta, ovvero la questione della partecipazione. Bisogna provare a riprendere nelle nostre mani la gestione, l'orientamento, l'organizzazione della cosa pubblica. Questo potrebbe, a mio avviso, aiutare. Naturalmente sono questioni enormi, grandi, ma vorrei ricordare a noi tutti, perché appunto più o meno non abbiamo la stessa età, ma non siamo tanto distanti, tutti abbiamo nella nostra memoria il fatto che è possibile appunto riconquistare spazio attraverso la battaglia appunto per la partecipazione e per il governo partecipato di interi settori, a partire dalla sanità. La 833 non ce l'aveva in Italia, non ce l'ha regalata nessuno, parte dagli inizi degli anni 70, esattamente dall'inizio degli anni 70, è il coronamento di battaglie rilevanti. Quella riforma si ottiene appunto sul paradigma della partecipazione. Capita poi, diversi anni più tardi, nel 92-93, che quelle che erano unità socio-sanitarie locali o unità sanitarie locali vengono trasformate in aziende sanitarie. Questo è, diciamo, ha cambiato tutto. In questo c'è naturalmente anche una debolezza, o diciamo così, bisogna un po' ripensare anche appunto alle battaglie da fare insieme ai grandi movimenti come il movimento sindacale, che evidentemente di terreno sotto i piedi se n'è visto togliere parecchio, e forse diciamo anche lì la capacità di resistere, di fare la propria parte, diciamo in alcuni momenti è venuta meno. Ecco, io questo era il contributo che volevo portare a questa discussione. Penso appunto che bisogna riprendere in mano le nostre ragioni, non solo per battere il pugno sul tavolo, ma proprio perché convintamente io penso che bisogna ricostruire quell'arco di azione. Grazie. Grazie a te, Rosa. Do la parola a Marco Bersani, che con noi insomma condivide molto dei percorsi che abbiamo fatto insieme, e che insomma, su questa idea anche dell'attivazione dei percorsi di conflitto sociale si è molto impegnato e penso giustamente. Marco. Sì, grazie. Intanto ciao a tutti, tutte. Sempre un piacere rincontrarsi, perché le occasioni sono sempre poche. Poi speriamo un giorno che gli incontri siano veri e non solo fra congiunti. Ma io il tempo è poco, quindi vado più per affermazioni, diciamo, quindi scusatemi se
non sono troppo discorsivo. Io ho l'impressione che la pandemia sia il 1989 dell'Occidente liberista, cioè dove la crisi sistemica è arrivata al suo culmine. Questo ovviamente non ci regala nessun paradiso futuro, ma la partita è aperta, ovviamente può regalarci anche molto peggio di quello che abbiamo finora vissuto. Cioè il detto mai più come prima ha un'istanza rivoluzionaria, ma anche un'istanza invece minacciosa. E sta a noi molto ampio, capire se diventa un'istanza rivoluzionaria oppure se precipitiamo ulteriormente. Perché dico che il 1989 Occidente liberista? Perché questa volta la crisi ha investito esattamente il nodo fondamentale su cui si basa l'economia globalizzata ai tempi della finanziarizzazione spinta. Oggi l'economia si basa sulla velocità dei flussi di spostamento di merci, capitali, persone. Tra l'altro sono esattamente i binari che ha scelto il virus per contagiare in brevissimo tempo quasi tutto il pianeta. E quindi mette in discussione esattamente quell'elemento. Cioè l'iperconnessione dei sistemi finanziari, produttivi e sociali è stata messa in crisi dal virus, non può essere più riproposto nella maniera precedente. Allora c'è l'occasione di ripensare totalmente un altro modello sociale. La partita è gigantesca, non siamo messi benissimo, nel senso che secondo me ci sono alcune consapevolezze del avevamo ragione, ma il vero problema secondo me non è sulle ragioni, perché le ragioni secondo me singolarmente sono riconosciute dalla stragrande maggioranza delle persone. Il problema che intravedo io è che moltissime di quelle persone che sul tema specifico danno assolutamente ragione alla nostra narrazione non pensano che noi siamo in grado di cambiare la società. Non pensano che le cose che noi diciamo produrranno significativi cambiamenti e trasformazioni. O quando lo pensano su un argomento specifico o un territorio limitato. L'idea che tutto quello che noi facciamo sia una tappa di un possibile cambiamento generale non è percepita come tale. Perché? Perché ha agito ovviamente la paura, ha agito la passivizzazione e la pandemia è, diciamo, l'estremizzazione esattamente della passivizzazione e della paura. Guardate anche come è gestita l'epidemia. Cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, non è mai discussione ambito di discussione collettiva. È una comunicazione su Facebook tutti i venerdì sera che il Presidente del Consiglio ci dice, per cui oggi sappiamo, io so che posso andare a incontrare il mio parente di sesto grado che non so nemmeno come si chiama, ma so che non posso incontrare un mio amico. Speriamo venerdì prossimo che il Presidente del Consiglio Conte faccia una dichiarazione più razionale. Ma siamo messi in questa situazione. Perché? Perché è importante che siamo passivi, non tanto per l'epidemia in sé, ma per quello che poi si prepara successivamente. Come sta affrontando l'Europa questa cosa? Credo nella maniera più miope che si possa immaginare. Cioè in Europa c'è un livello di discussione che è pre-pandemia, che è già insufficiente per allora, assolutamente quasi ridicolo per quello che riguarda la situazione in cui siamo in questo momento. Sia per quantità delle risorse che vengono messe in campo, sia per gli strumenti che vengono adottati, che sono tutti completamente interni alla trappola del debito, ai vincoli di Maastricht, alle famose cifre inventate del 60% PIL debito, del 3% deficit, eccetera, eccetera. L'Europa così non va avanti. Volevo tranquillizzare Riccardo che diceva l'Unione Europea andrà avanti altri 15-20 anni, così secondo me fra 15-20 anni
l'Unione Europea non c'è più. Non so se questo è un vantaggio, sarà un vantaggio o un ulteriore problema, ma secondo me altri 15-20 anni così sono impossibili da gestire a livello dell'Unione Europea. E su questo io credo che noi, intendo un noi sempre molto vasto, dobbiamo avere chiaro una cosa. Chiunque di noi ha in mente che sia necessaria una dimensione europea deve contemporaneamente dire che perché quella dimensione europea si realizzi, questa Unione Europea va ribaltata con un calzino. Cioè, da Maastricht in avanti non abbiamo più niente da tenere dentro questa Unione Europea. E allora dobbiamo ragionare sul nuovo processo costituente europeo, un nuovo patto sociale, qualcuno di voi l'ha detto prima, perché se non c'è questo nuovo patto sociale costituente, di questa Europa non solo non c'è niente di utile, ma questa Europa sta segando il ramo su cui è seduta, e quindi si tratta solo di attendere la caduta del ramo, ovviamente sempre sapendo che non è che se aspettiamo e basta succedono cose evolutive, può succedere ovviamente un'ulteriore precipitazione. Per esempio, a me ha colpito molto come sono riusciti a sospendere il patto di stabilità in 5 minuti, ma l'intoccabilità dell'indipendenza della Banca Centrale Europea non viene messa in discussione da nessuno. Allora, secondo me, una delle battaglie che bisognerebbe portare avanti a livello europeo è esattamente sulla Banca Centrale Europea. Perché se anche in questa fase non sospendono il suo ruolo storico, vuol dire che quello è uno dei nodi su cui non possono cedere. Perché non possono cedere? Perché se oggi facessimo anche solo temporaneamente far funzionare la Banca Centrale Europea come una banca al servizio dell'interesse generale, sarebbe complicatissimo domani ripristinare i vincoli di austerità, ripristinare la trappola del debito, ripristinare l'indipendenza della Banca Centrale Europea, perché finalmente i cittadini avrebbero visto come potrebbe essere una banca che è al servizio dell'interesse generale e non dell'oligarchia finanziaria. Allora, questa secondo me è una battaglia che dovremmo fare a livello europeo, cioè costruendo reti che ragionano con questo tipo di obiettivo. Più in generale, chiudo, io credo che noi dobbiamo, se vogliamo costruire un nuovo paradigma, dobbiamo tenere sempre in mente che è connaturato alle persone due bisogni entrambi inderogabili. Il primo è il bisogno di appartenenza, il secondo è il bisogno di libertà. Il bisogno di appartenenza noi l'abbiamo spesso sottovalutato, ma ci sono persone che pur di appartenere sono disposte a perdere tutte le loro libertà. Allora significa che quello è un bisogno primario che o noi gli diamo una risposta sociale evolutiva, oppure assume le caratteristiche dell'ipersovranismo, del fascismo, di manifestazioni di quel tipo. Allora, secondo me, la centralità dei territori, cioè ripensare un modello europeo a partire dalle comunità territoriali, diventa fondamentale, perché l'appartenenza è possibile solo se noi partiamo esattamente dalle comunità territoriali e dalla riappropriazione dei beni comuni dentro queste comunità territoriali. Perché solo quello è in grado di costruire un'appartenenza socialmente positiva, che altrimenti invece diventa un identitarismo socialmente dannoso. Insieme a questo, secondo me, ci sono 3 filoni su cui possiamo provare a costruire un diverso paradigma culturale. Uno è quello, sono tutti e 3 ci arrivano dalla pandemia. Il primo è riproduzione sociale contro produzione economica. Pandemia dimostra che senza riproduzione sociale, senza cura, non è possibile alcuna attività economica. Allora noi dobbiamo contrapporre la società della cura, che vuol dire la cura di sé, degli altri, dell'ambiente, alla società dei profitti. Questo è dirimente, le femministe lo dicono da 30 anni, è ora che il pensiero femminista diventi paradigma esattamente di un altro modello economico e sociale. Secondo elemento,
ecologia versus pandemia. La pandemia, la narrazione dominante ci dice che la pandemia è un nemico esterno, dice quindi che siamo in guerra. Noi dobbiamo dire che la pandemia è solo l'ultima manifestazione di una crisi ecologica e climatica in atto, profonda e drammatica, cioè è un fenomeno endogeno. Allora, se è un fenomeno endogeno, la trasformazione deve essere radicale in senso ecologico. Terzo e ultimo elemento, riappropriarsi della ricchezza sociale, cioè veramente bisogna cominciare a stracciare in piazza il 60% debito PIL, il 3% deficit, che gli stessi creatori hanno detto sono cifre messe lì che abbiamo dovuto fare all'ultimo momento perché ce l'avevano chiesto, e siccome la Francia in quel momento aveva quei parametri abbiamo detto che quelli erano, cioè siamo a una follia praticamente che dura da decenni. E dobbiamo su questa partita qua giocare la partita della riappropriazione della ricchezza sociale. Che vuol dire? Vuol dire Banca Centrale Europea al servizio dell'interesse generale, vuol dire cancellazione del debito in qualsiasi forma la si voglia fare, cioè sia che venga assunto e sterilizzato dalla Banca Centrale Europea o che venga cancellato a furor di popolo, ma quella è la strada, dobbiamo uscire da quel tipo di trappola e cominciare a ragionare su che cosa sono i diritti necessari a una vita degna e a una vita equa, a partire dalla sanità, ma non è solo la sanità, ovviamente, la sanità è quella che si è resa più evidente, va costruito un ragionamento per cui ci sono interi settori che devono essere sottratti al mercato e autogovernati dalle comunità territoriali ai diversi livelli. È una partita gigantesca. Io devo dire che sono anche un po' stanco sia di aver avuto ragione, non io personalmente, ma noi, e sia anche di fare tavoli di lavoro in cui ci scervelliamo per raffinare sempre di più la nostra analisi. Intanto basta che il presidente di Confindustria dica da domani i contratti si fanno su scala non territoriale, condominiale, e ha già deciso qual è la partita che dobbiamo giocare. Intanto noi stiamo raffinando l'analisi. C'è un problema, secondo me, di costruzione di reti. Io non credo che noi dobbiamo fare la mega organizzazione europea, ma abbiamo bisogno di avere in testa una dimensione europea e anche di agirla concretamente in rete con tutte le altre realtà, perché altrimenti noi rischiamo di avere ragione per altri 20 anni, però per ritrovarci con fra 20 anni a fare gli stessi ragionamenti su come sarebbe bello il mondo che abbiamo immaginato e come invece è sempre più lontano. Grazie. Grazie Marco. Una delle reti che dovrebbe funzionare, su cui contiamo di più, è quella sindacale, quindi do la parola a Leopoldo Tartaglia della CGIL per illustrarci il programma dei prossimi 5 anni almeno. Vai, sei in linea. Aspetta. Ecco, prova. Senti adesso? Sì. Allora, innanzitutto grazie, anch'io sono molto felice di vedere compagne e compagni, che alcuni di più, insomma, non ci vediamo da tempo. Non vi do il programma quinquennale perché non ce l'ho, e se devo partire da questo, non volevo partire da lì. La rete che noi rappresentiamo, per carità, per usare un termine che usava Petrella, mi sembra che resista, che tutto sommato resista anche relativamente bene, ma forse facciamo fatica ad andare più in là. E volevo partire, innanzitutto voglio dire, condivido quasi tutto quello che è stato detto, poi ovviamente bisogna riassemblarlo e rimetterlo in un discorso che fili. Però ecco, questo mi pare. Non voglio sottovalutare in alcun modo, anzi sono contento che sia ripartito il dialogo globale. Però penso che noi dobbiamo fare i conti, e penso tra l'altro appunto che ci viene dalla dimensione globale, è già stato detto da altri, non lo ripeto.
rispetto il fatto che ci sono movimenti e mobilitazioni molto grosse, molto più forti, anzi probabilmente sicuramente di quante ce ne sono in Europa. Però io penso che per noi la dimensione sarà sempre più quella europea. Non so come usciremo da questa situazione, non so cosa ne sarà delle istituzioni europee. Credo però che se ci troviamo di fronte, lo diceva efficacemente adesso Marco, a una riduzione, diciamo, delle, io uso questo termine, delle filiere, a una in qualche modo deglobalizzazione, il continente dal punto di vista fisico e dal punto di vista politico sarà sempre più il punto di riferimento. E qui siamo naturalmente in una sorta di trappola che è quella che è stata detta finora, cioè non c'è nella classe politica europea una visione strategica all'altezza della situazione. Come è già stato appunto ampiamente detto, si continua come prima, al di là degli strumenti che vengono o non vengono messi in campo appunto della sospensione o non sospensione dei parametri. Cioè questo dibattito per cui i governi dei paesi del nord vedono la questione unicamente come un elemento di solidarietà, che è pure fondamentale se vogliamo ottenere in piedi l'Unione Europea, ma non come il fatto che la sfida riguarda effettivamente tutta l'Europa, tutti i paesi, tutti i governi, tutti i popoli, e che la discussione che si sta facendo, recovery fund, eurobond, chiamateli come volete, è se c'è una politica economica di cambiamento e di ristrutturazione industriale, una politica ecologica, una politica sociale europea, cioè non di ogni singolo paese, questa discussione non c'è, al di là di come poi finirà o possa finire, diciamo, lo scontro tattico su strumenti che siano più o meno asfissianti e che non ci facciano fare, diciamo, la fine che abbiamo fatto fare alla Grecia. E ovviamente su questo terreno non sono per niente ottimista, però esattamente questo è il terreno su cui dobbiamo muoverci, su cui dobbiamo vedere di rimettere in piedi una mobilitazione. Vi dico subito che non è che la discussione nel sindacato europeo sia uguale a quella delle istituzioni europee, però anche nel sindacato europeo c'è una differenza fra le posizioni dei sindacati del nord, dei sindacati per comodità, chiamiamoli latini, e che, come abbiamo visto negli scorsi anni, la capacità di mobilitazione, di proporre degli obiettivi comuni, non solo scrivendoli sulla carta, non solo con la lettera che è stata fatta alla Presidente della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, non solo dichiarando che vogliamo gli eurobond, ma appunto agendo un'iniziativa di questo tipo, non sarà facile, e quindi c'è una battaglia, c'è un'alleanza da fare, sono d'accordo con tutte le cose che sono state dette su ricostruire e rilanciare reti, c'è una battaglia da fare anche dentro il sindacato. Veniva citata più volte, giustamente, usiamo questo termine, l'avversario di classe, e veniva citata Confindustria, è giusto usare questo termine, in questi giorni il nuovo presidente ha chiarito molto bene qual è il suo programma, insomma, no? E anche qui ci troviamo di fronte esattamente a un programma completo di restaurazione sociale. Lo scontro di nuovo, e come sempre, ritorna allo Stato, è stato detto più volte. Certo, sono convinto anch'io che a livello, diciamo, di massa c'è una maggiore convinzione sulla necessità del pubblico, del bene comune, dell'intervento dello Stato, e però, come è già successo nel 2008-2009 e seguenti, e siamo alla stessa sfida oggi, allora l'abbiamo persa e non so cosa saremo in grado di fare oggi, l'idea è che lo Stato ci dia i soldi, risaniamo la banca e le finanze, per il momento tra l'altro queste stanno bene, risaniamo le imprese, ma guai a che ci sia una qualcosa che viene detto, che viene controllato da parte del pubblico e men che meno ovviamente da parte dei lavoratori. Quindi lo scontro è molto evidente, così come c'è un pezzo che è stato citato velocemente dai vostri interventi, ma che è, se volete, questo, cioè è europeo ma è tutto italiano, ed è la questione che noi dobbiamo mettere le mani sulla ricchezza
e quindi sulle grandi diseguaglianze che ci sono, e quindi si chiama politiche fiscali, si chiama riforma fiscale, si chiama tassa sulle grandi ricchezze, se non vogliamo chiamarla patrimoniale, si chiama ritornare a un fisco e un IRPEF maggiormente progressiva. Tutte cose che sono lontane, anni luce, e dalle intenzioni ovviamente del padronato grande, piccolo e medio, e dalle intenzioni tutto sommato di tutte le forze politiche. Quindi insieme, diciamo, agli altri obiettivi e alle altre parole d'ordine che sono state dette da voi finora, io penso che questo sia un elemento importante, e che se lo riferiamo poi a una dinamica europea, io non so se dobbiamo andare e se riusciremo mai ad andare a forme di armonizzazione fiscale, non so nemmeno se sarebbero del tutto auspicabili. Sicuramente dobbiamo riaprire una battaglia contro i paesi, guarda caso uno dei più rigoristi, l'Olanda, ma non solo, no? Che sono contemporaneamente grandi paradisi fiscali. Dobbiamo rimettere in moto, e sta tutto anche nella battaglia, diciamo, sulle politiche, contro certe le politiche commerciali, ma il fatto che ci sono 5, 6, 10 grandi multinazionali che oggi sempre più guadagnano e si rafforzano da questa situazione, quelle dell'high-tech, ma non solo, e naturalmente su questo terreno non lo vinciamo né a livello nazionale, non so se saremo in grado di vincere a livello europeo, ma ovviamente è uno degli elementi di scontro che dobbiamo fare a livello europeo. Credo che se vogliamo provare a vedere anche alcuni obiettivi forse più praticabili, non so quanto grandi o piccoli, cioè questa vicenda, questa storia, la centralità che si è riscoperta, non riprendo le cose che ha già detto Rosa, della salute del sistema sanitario nazionale, può darsi che almeno possa servirci per chiudere una volta per tutte la questione dell'autonomia differenziata. Non so se saremo in grado, però diciamo è uno dei primi obiettivi tattici a questo punto, no, appunto, strategici generali che ci siamo detti. Credo poi che, non sono in grado di fare un'analisi, però sono anch'io preoccupato, lo diceva Lefteris, ma lo dicevano altri, il crollo del prezzo del petrolio, a parte i disastri che provocherà per le popolazioni dei paesi che vivono prevalentemente sui profitti derivanti da quella materia prima, però diventerà un altro elemento che si metterà in mezzo alla già complicata, faticosa battaglia sulla quale il sindacato deve fare un salto di qualità per la riconversione ecologica dell'economia, per rispondere al cambiamento climatico. Giustamente è stato detto, io condivido, la pandemia è il risultato delle nostre politiche di distruzione ambientali, ovviamente guidate dal capitalismo sfrenato, ma diciamo in cui poi ci sono anche problemi della scarsa consapevolezza di comportamenti che non sono adeguati, delle scelte ovviamente di questo tipo che fanno le multinazionali e fanno i governi. Quindi io penso, è vero, il problema principale, nessuno di noi è la soluzione, il problema principale è non c'è dubbio che abbiamo una serie di analisi, di proposte, non mi fa schifo dire avevamo ragione. Il punto vero è però capire ancora oggi, e dopo appunto la sconfitta post 2009, come mai queste nostre ragioni non riescono a diventare un elemento di capacità di costruire alleanze, movimento, rapporti di forza che le facciano marciare e che ci consentano di portare a casa dei risultati fino all'obiettivo finale del cambiamento di paradigma e del cambiamento dell'economia e della struttura sociale. È importantissimo il lavoro che facciamo ciascuno nella sua realtà, e bisogna partire da qui di resistenza. È importantissimo il lavoro di rete. Francamente non so dire dove troviamo la soluzione o la strada per trasformare questo in una capacità di andare avanti e di cambiare sul serio. Penso anch'io che, non so se tutto non sarà come prima, molto cambierà. Naturalmente siamo il rischio grosso che cambi in peggio, e quindi morettianamente, anche se non è molto amato, non amo neanche io, non perdiamoci di vista. Grazie Leopoldo. E prima di dare la parola a Heinz, volevo chiedere a Roberto Musacchio di
darci lui la linea, quindi trovare le risposte a queste domande, che sono domande un po' difficili, ma so che Roberto su questo ci può dare una mano. E la voce, sì, ce l'ho. Nelle risposte do una mia sensazione, insomma, e anche quello che mi ispira in questa fase, perché poi voglio sentire Heinz. Noi siamo stati anche un po' subalterni a questo slogan che ha tirato dall'inizio, che io trovavo insopportabile: andrà tutto bene. Se voleva servire a tranquillizzare, a me dava solamente ai nervi, perché era evidente che non andava bene nulla. È andato tutto molto male. Abbiamo decine di migliaia, centinaia di migliaia di morti, e qualcuno è responsabile di questi morti. Io l'ho detto anche scrivendolo su Transfo, ma anche ieri dentro una riunione che abbiamo fatto italiana. Io penso che la politica sia innanzitutto la capacità di contestazione radicale del sistema esistente. In certi momenti siamo riusciti, all'inizio del Novecento, nel 68, noi stessi, durante la fase di avvio della globalizzazione, io penso che dobbiamo recuperare questa idea. La politica è la rottura col sistema precedente e la voglia di rivoluzione. Io ho voglia che ci sia un processo a tutti coloro che hanno determinato questa condizione, perché penso che siano colpevoli. E vedo che invece imperversano ancora troppo, che mi trovo a discutere del MES piuttosto che discutere invece finalmente di un nuovo ruolo della BCE, come lo descriveva prima Marco Bersani. Secondo me dentro c'è anche questa nostra incapacità oramai di competere per il potere. Ora so che c'è una discussione intorno a cambiare il mondo senza prendere il potere, abbiamo passato tanto tempo, quindi non la riprendo adesso, ma sento che senza questa che avete chiamato narrazione, io chiamo voglia di conflitto, voglia di essere alto, voglia di rovesciare i rapporti di classe, voglia di cambiare e abbattere il sistema capitalistico, noi non ce la facciamo, insomma. E quindi questo penso, che sarebbe giusto, necessario, una grande operazione di verità e giustizia. Perché la gente deve sapere perché siamo arrivati a questo punto. Perché si muore dentro le case di cura per gli anziani, perché la pianura padana è insostenibile, perché non sono arrivate le mascherine, perché ci sono stati tagli e così via. Io penso che fa parte di quella capacità di costruire una nuova coscienza intorno all'elemento di chi è il nemico, se lo chiamo così, perché tale mi appare. E chiedendo a Heinz adesso, peraltro, come la politica può dare una sponda fondamentale, come è stato nel passato, perché è evidente che anche nel movimento che noi abbiamo conosciuto, attraversato, c'era una presenza politica importante. Penso a quella che ha prodotto i governi di alternativa in America Latina. Penso anche nel nostro piccolo, in Italia, quello che ha rappresentato avere una forza che fosse capace di lasciare il campo libero alla degenerazione che procedeva dentro quello che era stato il vecchio PC nella direzione del Partito Democratico. E allora, siccome qui sono venute fuori tantissime e importantissime riflessioni e soprattutto anche volontà di impegno, penso che il Partito della Sinistra Europea, che credo sia la nostra prospettiva, almeno per quanto riguarda me e i compagni che mi sono più vicini, cioè quella dimensione della politica, ma per ricostruire l'Europa da capo, come ha detto Marco Bersani, voglio soprattutto sentire quello che è il mio presidente, che cosa può dirci rispetto a quanto in questo incontro, grazie anche a Roberto che in modo indefesso porta avanti questo impegno, abbiamo seminato. Grazie. Grazie Roberto, passo subito alla parola a Heinz, che ringrazio di nuovo per la disponibilità che offre sempre a Transform Italia, Transform Europa, e con l'augurio, insomma, di rivederci poi anche per parlare dei successi conquistati a livello europeo. Grazie. Allora, noi come Partito della Sinistra Europea abbiamo avuto oggi una riunione del segretariato politico della Sinistra Europea.
noi nel centro di questa riunione era il dibattito di un documento, di una piattaforma che si chiama La crisi e la corona crisi e le conseguenze per la politica europea. Questa piattaforma, questo documento dovrebbe funzionare, dovrebbe essere la base per fare una campagna. Credo che questo è il grande problema, che la sinistra non è molto visibile in questo momento. Noi abbiamo delle proposte, abbiamo delle alternative, però non siamo molto visibili nel dibattito pubblico. E per questo vogliamo lanciare questa campagna. Però vorrei dire qualcosa anche per quanto riguarda questo documento, i contenuti, perché è chiaro per noi e anche per tutti noi, è chiaro che questa crisi dimostra chiaramente il fallimento del modello economico-sociale neoliberista prevalente, e è chiaro che noi abbiamo bisogno di un cambiamento radicale della politica. Noi come sinistra europea riteniamo necessari attività che riguardano 5 poli. Il primo polo chiaramente è la protezione della popolazione, vuol dire prima di tutto si deve proteggere le persone, vuol dire le persone che lavorano in settori a rischio come nell'ospedale, nei negozi eccetera, però anche le persone che non possono lavorare, che rischiano di perdere il posto di lavoro con una compensazione finanziaria. In questo contesto chiediamo anche un fondo sanitario europeo, per cui c'è anche una petizione che è stata lanciata da Rifondazione Comunista, che adesso è una petizione europea. Questo fondo sanitario europeo dovrebbe essere finanziato dalla Banca Centrale Europea con titoli che non sono negoziabili sul mercato. Il secondo polo, questo è sicuramente il polo più importante, riguarda l'economia. Vogliamo avere un rilancio economico, vuol dire investimenti in particolare nei servizi pubblici, però anche un piano di investimento per il recupero dell'economia, però non ritornare alla situazione che abbiamo avuto prima, uno sviluppo economico in altra direzione vuol dire che noi dobbiamo affrontare le grandi sfide ecologiche, vuol dire per esempio il cambiamento climatico, e per questo abbiamo bisogno di una trasformazione ecologica dell'industria. Però per noi, per la sinistra, è molto importante la connessione tra le esigenze ecologiche e quelli sociali. E per questo dobbiamo avere anche delle risposte per il cambiamento nel mondo di lavoro, per avere delle risposte per i lavoratori. Io credo che in questo processo si deve coinvolgere direttamente i lavoratori, e per questo credo che questa necessaria trasformazione ecologico-sociale dovrebbe essere combinato con la democrazia economica, con la con la economia democrazia. E centrale per noi, come anche è stato detto durante questo webinar, è il ruolo della Banca Centrale Europea. Secondo noi la Banca Centrale Europea deve cambiare radicalmente, deve assumere la sua responsabilità per lo sviluppo economico, in particolare per quanto riguarda la creazione dei posti di lavoro. E per questo ci vuole un altro ruolo della Banca Centrale Europea. Io credo che deve essere anche nel centro della campagna un altro ruolo della Banca Centrale Europea. È chiaro che si deve cancellare naturalmente il patto di stabilità e di crescita,
È interessante che in questo momento tutte queste cose non funzionano più, per esempio anche il governo tedesco ha sospeso il principio del bilancio in pareggio, però è chiaro che vogliono ritornare a questa situazione dopo la crisi, però credo che sia molto necessario di cancellare questo patto di stabilità e di crescita. Per quanto riguarda il ruolo della Banca Centrale Europea, purtroppo abbiamo questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca. Secondo me questa è una sentenza veramente molto anti-europea, è una sentenza secondo me scandalosa e veramente anche economicamente molto controproducente, e per questo credo che dobbiamo naturalmente prendere in considerazione questa situazione, per è molto chiaro che con una sentenza come quella non si può avere quel ruolo attivo della Banca Centrale Europea per lo sviluppo economico e sociale in Europa. Questo è sicuramente un grande problema. Un altro punto sicuramente è anche la questione del debito. Noi chiediamo perlomeno una moratoria del debito pubblico, e crediamo che anche il debito pubblico detenuto dalla Banca Centrale Europea deve essere annullato. Questa è la situazione economica. Secondo me noi dobbiamo andare nella direzione della trasformazione ecologico-sociale, di cambiare veramente il modello economico-sociale. Il terzo polo riguarda la democrazia, perché abbiamo la situazione che alcuni vogliono sfruttare la situazione di emergenza per limitare o per sospendere i diritti democratici. Secondo noi dobbiamo difendere la democrazia anche per quanto riguarda la funzione del Parlamento. I parlamenti devono rimanere in funzione e non essere sospesi come è il caso in Ungheria. Il quarto polo riguarda il disarmo e la pace. Credo che il disarmo e la pace deve essere anche nel centro della nostra politica. La situazione che affrontiamo oggi deve essere anche un'opportunità per un impegno più forte per quanto riguarda la pace e anche il disarmo. Credo che questo sia molto necessario, e voglio ricordare che proprio oggi, il 9 maggio, abbiamo anche il giorno della vittoria sul fascismo, e stiamo celebrando anche la liberazione del fascismo, e credo che questo per noi deve essere una spinta per avere un impegno più forte per quanto riguarda il disarmo e la pace. Il quinto polo riguarda la solidarietà internazionale. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Christoph per quanto riguarda la rete globale, che credo che noi dobbiamo naturalmente sviluppare la solidarietà europea, però è una cosa veramente globale, internazionale, e noi come sinistra europea abbiamo delle esperienze con la solidarietà internazionale, in particolare per quanto riguarda America Latina, e per questo credo che questo è veramente qualcosa che per un impegno anche più forte per quanto riguarda questa solidarietà. Però quello che ho detto all'inizio, la grande sfida è di non avere solo delle proposte, una piattaforma, un documento. Abbiamo bisogno di una campagna politica, di una campagna reale per essere più visibile e per
avere anche la possibilità di influenzare la politica. E per questo vogliamo lanciare questa campagna, stiamo elaborando un piano per questa campagna. Sono convinto che noi dobbiamo migliorare, rafforzare anche la cooperazione tra le diverse forze, e per questo noi cooperiamo con Transform, come sapete, anche col gruppo parlamentare della sinistra, la GUE NGL, e con anche con tutte le altre forze della sinistra che non sono membri o osservatori del Partito della Sinistra Europea, e naturalmente anche, questo è molto importante, con i sindacati. Lo so benissimo che ci sono anche delle problemi per quanto riguarda il movimento sindacale europeo, però abbiamo anche questa rete di base per quanto riguarda i sindacalisti sul livello europeo e anche con i movimenti sociali. Credo che per noi la grande sfida nei prossimi giorni, prossime settimane, prossimi mesi è di lanciare questa campagna, di realizzare questa campagna e non solo avere, diciamo, delle proposte, un documento. La grande sfida è che noi dobbiamo diventare una forza politica che conta. Grazie. Grazie, l'applauso è partito spontaneo. È chiaro che l'urgenza, diciamo, di dare risposte alla crisi ci spinge a chiedere con urgenza questa campagna, e quindi siamo contenti che la sinistra europea si misuri anche con questa dimensione, perché abbiamo bisogno che le piazze, una volta che si riempiranno anche di bandiere, e credo che il compito che ci siamo un po' tutti dato è quello di dare visibilità a tutte le analisi, le proposte, le cose che condividiamo tutti, che sappiamo di essere importanti per poter cambiare il senso della vita che da qui in avanti saremo forse costretti ad affrontare. E quindi io l'impegno che prendo è quello di seguire, che prendiamo, è quello di seguire le iniziative che il Partito della Sinistra Europea proporrà, e quindi di rilanciarle anche in Italia e farle diventare campagne di massa con le nostre forze, con quelle che abbiamo. Intanto vi ringrazio e ricordo che continueremo questa discussione. Raffaella ci ha già annunciato, insomma, questo percorso che intendiamo fare insieme, quindi questo, diciamo che questo è un primo passo, uno dei passi di questo percorso che facciamo insieme, e siamo sicuri che ci vediamo ancora. E ringrazio ancora soprattutto Heinz, Lefteris, Christophe, che si sono collegati, anche Riccardo che si è collegato da fuori, ma ringrazio chiaramente anche Monica, Raffaella, Rosa, Marco, Leopoldo e tutti quanti voi. Roberto non lo ringrazio perché è parte del mio sangue, quindi non lo... vi do appuntamento, diciamo, a un altro passo di questo cammino che faremo sicuramente insieme. Grazie a tutti. Ciao.